La parte opposta, a circa 30 metri, come mostrano anche le immagini, ci sono invece i manifestanti che si sono ugualmente incordonati e che non intendono lasciare la piazza. Alle spalle dei manifestanti sono state montate le prime tende. Dunque ora si tratta di capire, tra pochi minuti Fabrizio Mastantini vi darà qualche ragguaglio in più con il collegamento direttamente dalla piazza in diretta, se questo equilibrio reggerà o meno. Grazie, grazie intanto Luca, aspettiamo allora il collegamento anche in diretta video con Fabrizio Mastantini per capire cosa sta accadendo nella piazza. Prefetto Serra, eccessivo è stato l'allarme dato nei giorni scorsi, stando a quanto successo fino ad ora, perché insomma la manifestazione non è finita, adesso molte persone convogliano in piazza. A me suscita un po' di ilarità quando si dice eccessivo è stato l'allarme. Ma mi pare che un contributo importante a questo allarme l'ha data la stampa, perché non mi sembra che ci siano stati da parte della Questura, da parte dei Carabinieri, particolari grida di allarme. Ma detto questo, è sempre importante controllare fino in fondo, e mi pare che la polizia, i carabinieri, le forze dell'ordine in generale siano state in questa circostanza, e l'augurio è che non succeda niente dopo, perché parlare mentre ancora stiamo si parlando, svolgono le chiaro, manifestazioni è sempre pericoloso. Beh, le forze dell'ordine sono state veramente all'altezza, perché sono stati fermati dei francesi, un'azione di prevenzione che è fondamentale. È stato in centinaia di cortei, e quindi può confermare quello che io dico se crede. La prevenzione. Io farei un po' di prevenzione a volte anche sulle forze dell'ordine. Anche, ti aggiungo la, questo. Non lo so, non ogni lo so. Tanto anche questo, su, questo, con... questo naturalmente da uno che fino a ieri per 40 anni ha vissuto con le forze dell'ordine. Io me lo posso permettere. Mi guardo bene dal dirlo. Ma è stata svolta un'azione di prevenzione importante. Sono stati fermati dei furgoni con dei bastoni, con delle mazze. Sono state fermate delle persone che venivano dall'estero. Importante questa azione. Quanto alla gestione dell'ordine pubblico oggi, ma attenzione, oggi io la voglio considerare, e faccio tutti gli scongiuri perché la manifestazione non è ancora finita, una bazzecola rispetto a quello che abbiamo visto negli anni passati, fino a quello che abbiamo visto 2 anni fa a San Giovanni. Quindi da un lato i manifestanti, i responsabili della manifestazione evidentemente hanno gestito bene, dall'altro le forze dell'ordine non hanno subito provocazioni. Sentivo il cronista che diceva davanti al ministero sono stati buttati sono state gettate delle bottiglie, la Guardia di Finanza non ha reagito, e questo è fondamentale in ordine pubblico. Che poi la gente ha dovuto chiudere i negozi, che poi la città si è sentita assediata, qua viviamo in un paese di democrazia, per cui non si può negare una manifestazione. E quindi mi sembra che tutto sommato si debba dare un giudizio positivo. Cento, intanto fonti della Questura parlano di un centinaio di anarchici che sarebbero stati i protagonisti degli scontri, hanno agito vestiti di nero, poi si sono cambiati d'abito per ricongiungersi al corteo e mischiarsi al resto dei manifestanti. Il bilancio è di 11 fermati, non ci sono feriti tra i manifestanti, c'è un ferito tra Quindi, i carabinieri in maniera lieve. No, mi pare che innanzitutto va detto che non ci sono stati incidenti di una particolare gravità. Certo. Credo che chiunque... Era meglio che non accadeva neanche quello che è accaduto, certo. Però diciamo, rispetto all'allarme un po' strumentale che secondo me è stato creato da parte di alcuni organi di informazione, la manifestazione è stata una manifestazione ben gestita. Il prefetto Serra, che io considero un luminare dell'ordine pubblico, perché stando dall'altra parte posso... Attenzione, vi interrompo però perché ecco, siamo sulla piazza, immagini in diretta che ci arrivano e qualcosa sta accadendo in piazza. Però lo vedi che viene fermato dagli stessi manifestanti, eh?
viene fermato dagli stessi manifestanti. Questo è importantissimo. Questo è un fatto che non va sottovalutato, perché mi pare ora dalle immagini, però mi pare che stanno picchiando tra loro. Sì, certo, no, ma questo è fondamentale. L'Italia è un paese che vive una crisi sociale profonda, noi dobbiamo fare i conti con persone che sono costrette ad andare a vivere per strada perché li mandano via perché non sono in grado di pagare l'affitto, gente che perde il lavoro a 40 anni e non sa che cosa fare. Certo, la interrompo un attimo però perché non so se siamo già... Abbiamo già la possibilità di parlare con Fabrizio Massantini, che è in piazza, per cercare di capire anche quello che sta succedendo. Certo, assolutamente. Perché sì. Le immagini che abbiamo visto sembravano immagini di un manifestante che cercava con un bastone di andare ad attaccare, fermato da altri manifestanti, però per capire cosa ha scatenato questo livello di tensione nel momento in cui la manifestazione sembrava andare verso la conclusione, abbiamo bisogno di Fabrizio che possa dalla piazza... Mi pare che sia tutto finito, Darci un'indicazione. Sembra una situazione sotto controllo, però anche per far cronaca, intanto vediamo dei fumogeni anche per avere note di cronaca precise su quanto sta accadendo, perché la situazione sembrava destinata ad andare verso la conclusione della manifestazione. Fabrizio dovrebbe essere collegato. Fabrizio, linea a te. Non ci sente probabilmente Fabrizio Massantini, deve esserci rumore in questo momento nella piazza, allora chiedo alla regia di darmi comunicazione quando sarà di nuovo ripristinato il collegamento. Certo, si rischia di rovinare tutto? Ma questo è evidente, io credo che oggi in Italia c'è bisogno di un'opposizione forte alle politiche di austerity che anche il governo delle larghe intese portano avanti. Questa opposizione ha bisogno di consenso, non di allontanare le persone. E per costruire il consenso c'è bisogno di manifestazioni partecipate e assolutamente non violente, pacifiche. Questa è la grande questione ed è la ragione per cui ad esempio Sel non ha partecipato oggi alle manifestazioni, proprio perché su questo punto noi riteniamo che c'è un problema. Cioè, l'opposizione, il governo Letta ha fatto una legge di stabilità inguardabile dal punto di vista sociale, lo dicono tutti e quindi è vero. Però la gente sta male, noi dobbiamo costruire consenso, cioè noi dobbiamo dare una speranza agli italiani, non dargli solo un elemento di scontro. Questa è la grande ragione di dissenso. Prima di sentire anche Sanzotta, torniamo in piazza scontro, perché dovremmo aver ripristinato il collegamento con Fabrizio Massantini. Fabrizio, che sta succedendo? Guarda Giordano, si stanno registrando proprio in questi momenti degli attimi di tensione, le immagini che vi mostriamo sono ovviamente in diretta e è partita all'improvviso, la situazione era pacifica nel momento in cui sono arrivati i manifestanti qui a Porta Pia, al punto d'arrivo del corteo, sono state piantate circa una ventina di tende, la situazione, ripetiamo, per diversi minuti è stata tranquilla, all'improvviso è partito un fitto lancio di oggetti nei confronti delle forze dell'ordine, all'indirizzo delle forze dell'ordine, prosegue ancora in questi minuti, stanno lanciando adesso in questo momento ancora degli oggetti nei confronti degli agenti, in direzione degli agenti che sono in assetto antisommossa. Ci troviamo ovviamente di fronte all'ingresso del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, possiamo vedere la polizia in assetto antisommossa appunto davanti ai blindati e le persone che si stanno disperdendo. Anche in questo caso parliamo di poche persone che stanno dando vita a questa manifestazione accesa di protesta. Ancora possiamo far parlare le immagini, adesso si sta cercando di Fabrizio, noi abbiamo visto, prima che tu entrassi in collegamento... Alla calma, ma lo ripetiamo, un fitto lancio di oggetti all'improvviso nei confronti delle forze dell'ordine, la situazione era assolutamente tranquilla, i manifestanti stavano piantando appunto delle tende qui per accamparsi, così come annunciato qui davanti, vediamo che ci stanno... allontanando dall'aria, però insomma le vedete le immagini, le vedete, siamo in diretta, insomma avete visto da soli almeno l'ultima parte di quella che è stata questa sassaiola improvvisa, un fitto lancio di oggetti appunto nei confronti delle forze dell'ordine. Grazie per intanto Fabrizio, rimaniamo intanto anche con le immagini. Pensando che si può parlare quando la manifestazione è finita, io non mi espongo, ma parliamo fino a questo momento. Da queste immagini ho riscontrato due cose.
la professionalità delle forze dell'ordine, che non hanno attaccato, ha visto, si sono mantenuti in fermi, in assetto, però fermi. E, cosa ancora più importante, che quei quattro sconsiderati sono stati fermati dal servizio d'ordine della stessa manifestazione. Questo è importante. A Firenze, io ricordo il social forum di Firenze, noi facemmo passare i manifestanti addirittura dal centro di Firenze e nascondemmo quasi polizia e carabinieri perché non sembrasse una provocazione. Però in cambio io ebbi dai manifestanti, dagli organizzatori, un 2000 portuali di Livorno, e quando 200 sconsiderati tentarono di entrare nel corteo, loro si misero soltanto a braccia conserte, ancora stanno scappando. Ecco, quando c'è la collaborazione tra le forze dell'ordine, intendo dire le istituzioni, e chi gestisce la manifestazione, i risultati di solito sono positivi. Arrivano conferme in effetti che dal camion con gli altoparlanti si fa appello alla calma in piazza e vedremo se si riuscirà a riportare la serenità. Sanzotta. Sì, si può fare appello, però noi sapevamo e sappiamo che questa manifestazione è anche lo strumento per una parte che si è già distinta nelle proteste contro la TAV, che cerca il caos a ogni costo. Cioè questi 100 che arrivano, che si cambiano d'abito, che hanno quindi un'organizzazione, non hanno alcuno scopo di manifestare un disagio, una protesta o una richiesta. Qui sono dei professionisti della provocazione che cercano chiaramente in una grande manifestazione il momento della provocazione, sperando che alla loro azione corrisponda poi una reazione da parte delle forze dell'ordine che coinvolga il maggior numero di persone possibile. Noi non possiamo nasconderci dietro questo, cioè il problema rispetto a queste manifestazioni, rispetto ad altre del passato, è che chi le organizza è un'entità un pochino astratta, cioè nel senso che non c'è un'organizzazione vera che potrebbe garantire, con cui prendere anche accordi e garantire un minimo di servizio d'ordine. Il rischio è che appunto manifestazioni di questo tipo siano molto spontanee, nel gruppo spontaneo si inseriscano delle persone pericolose, perché io sono d'accordo con quello che dice il procuratore Caselli, anzi io l'avevo scritto già diverso tempo, sottovalutare certi fenomeni che stanno accadendo tra i notavi è pericoloso, lì si stanno insediando probabilmente dei gruppi che hanno, non lo so per quale scopo, ma anche una matrice terroristica, e quindi è pericoloso che questi possano anche approfittare di alcune manifestazioni di massa più o meno giustificate, meno stanno frange da quel movimento notav, si possono inserire, però, cerca in effetti di prendere distanza. Ora, il movimento notav, che è stato impropriamente chiamato in causa sulla manifestazione di oggi la loro presenza era puramente simbolica all'interno della manifestazione, io starei attento. In questo dissento anche dal procuratore di Torino Caselli, a mettere tutti dentro a quest'idea che lì qualsiasi forma di protesta alla TAV è di fatto una premessa del terrorismo. Già in passato, quando si sono fatte queste generalizzazioni, credo che il prefetto Serra me lo può confermare, si sono solo regalate forme di consenso a chi perseguiva un disegno, semmai ci fosse, di ritorno al terrorismo. La lotta contro la TAV, che ha delle ragioni fondate, anche perché ce lo diciamo oggi qui, la TAV non la faranno mai, lo sanno gli stessi che la propongono, è un'opera faraonica. Nel protocollo approvato qualche settimana fa dal Parlamento, il suo primo articolo dice: l'approvazione di questo protocollo non significa l'approvazione della TAV, cioè siamo di fronte ormai a un fatto ideologico anche da parte delle istituzioni. Lì c'è un popolo. Poi dentro a un popolo che si ribella ci possono essere anche forme criticabili da cui vanno prese le distanze sulla violenza, ma dire che lì c'è il germe del terrorismo, secondo me si commette un errore e si fanno danni alla democrazia. Queste frange, per quanto marginali rispetto al movimento, anche adesso senza arrivare ai notav, quindi in Val di Susa, ma anche rispetto al movimento antagonista che è sceso in piazza oggi, possono però far cambiare di segno una manifestazione come quella di oggi in un batter d'occhio. C'è un problema di battaglia politica da fare. C'è questa notizia che ad esempio è sintomatica, perché è stata ritrovata una bomba carta inesplosa sotto la sede di Trenitalia con all'interno un proiettile calibro 12. Ora, se fosse esplosa, la traiettoria di questo proiettile nessuno la può immaginare e prevedere il rischio
di persone che nella migliore delle ipotesi rimanessero ferite è un rischio concreto. A quel punto ora staremo a parlare di tutt'altra cosa e probabilmente anche, e torno da lei Cento, della fine del movimento antagonista come lo conosciamo. Infatti c'è un problema. Dopo quello che è accaduto 2 anni fa. Io credo che bisogna dirlo anche qui, perché la storia ci insegna anche a noi che siamo, a chi come me vive più vicino anche le esperienze dei movimenti, anche le piazze, i cortei. Non si può non fare battaglia politica, perché questo compete a noi, poi se ci sono i reati ovviamente sono altri che eventualmente devono intervenire contro quelle forme. Io credo che il danno alla manifestazione che oggi si è svolta ed esprimeva dei contenuti su cui bisognerebbe parlare, fatto da chi ha portato 2 bombe carta e l'ha lanciata contro gli agenti delle forze dell'ordine, è un danno enorme. Per questo va fatta battaglia politica, è anche la ragione per cui noi non, Selle non ha manifestato, proprio perché riteniamo che non è che si può, non stiamo in una fase in cui si può far finta di niente, però anche lì non commettiamo l'errore, perché io sono infiltrati, incappucciati, molto spesso sono ragazzini di 19-18 anni. Io dicevo prima, è più un fenomeno quasi da stadio che un fenomeno politico. Io anche lì io vorrei anche provare a tenerli dentro la democrazia, non a portarli. Arrivo subito da Sanzotta, prima però torniamo in piazza, in collegamento telefonico con Luca Pietrafesa. Cosa sta accadendo dopo quello che ci ha raccontato Fabrizio Massantini, il lancio di bottiglie che a quanto pare però non ha provocato la reazione delle forze dell'ordine? Cosa sta accadendo, Luca? Ah, chiaramente. Di nuovo collegati, si sta sostanzialmente succedendo quello che molti avevano previsto alla vigilia di questa manifestazione. Da parte delle organizzazioni che l'hanno indetta c'è l'intenzione di dar vita alla campata e dunque a passare la notte a Porta Pia, a campati in tenda, e a dar vita a un'assemblea pubblica che rappresenti, un po' sulla scia di quello che è accaduto in Spagna e non solo lì, una sorta di reazione pacifica alle politiche che vengono messe in atto dal governo. Ci sono però alcune persone, per lo più incappucciate, che si muovono anche a livello individuale o in piccoli gruppi, che, come ha raccontato prima Fabrizio, hanno lanciato in più di una circostanza oggetti verso le forze dell'ordine. Così che cosa accade? Accade che i nomi anche più conosciuti dal pubblico, dalle forze dell'ordine dell'area del movimentismo romano come Andrea Alzetta, ex consigliere comunale, come Bartolo Mancuso di Action, si stanno spostando da una parte all'altra della piazza per cercare di calmare anche vigorosamente queste persone, dicendo loro di non lanciare nulla perché la piazza va mantenuta in questo modo. Alla stessa maniera è opportuno anche sottolineare la lettura perfetta in questa circostanza da parte delle forze dell'ordine, che si sono rese conto che erano soltanto dei singoli a lanciare gli oggetti e che dunque non hanno caricato, ma hanno lasciato che all'interno della stessa manifestazione ci fosse questo confronto piuttosto duro, muso a muso, faccia a faccia, per cercare di portare la situazione alla normalità. In questo istante in cui vi parlo la situazione è tornata un po' più morbida, dunque dal camion che è all'interno della piazza arriva l'appello a risedersi, a incordonarsi, a mantenere la calma e a rimanere nelle tende. Dunque l'input che arriva dagli organizzatori è questo: la scommessa, e non è facile vincerla, è quella di evitare che qualcuno mandi tutto per aria e che dunque poi nel momento di un'eventuale carica e di risposta delle forze dell'ordine bersagliate dal lancio di oggetti possa in qualche maniera arrivare a far degenerare la situazione. Chiaro, grazie Luca. Una scommessa da parte degli organizzatori ma anche da parte delle forze dell'ordine. Sì, certo, è quello che dicevo prima, cioè quando c'è questa collaborazione è fondamentale, è fondamentale. Si parlava di terroristi, io questa parola insomma non la uso volentieri. Che ci siano dei gruppi di estrema violenza che vanno in girando per l'Europa e si alternano, su questo non c'è nessun dubbio. Confondere tutto il movimento Notav, ricordo che ci sono sindaci che partecipano al movimento Notav, quindi persone assolutamente per bene, oltre a tanta gente per bene, confondere tutto il movimento Notav, sostengano una ragione giusta o sbagliata, non sta a me dirlo, ma confondere tutto con
questo gruppo di estrema violenza, secondo me è un fondamentale errore, è un errore che può avere anche grosse conseguenze. Che ne lo diceva prima Cento. Io penso che è soprattutto nell'interesse di chi vuol creare un movimento e fare in modo che il movimento aggreghi e non diventi una specie di manipolo armato, organizzato, anche perché si fa una manifestazione e poi non se ne fa una seconda, o se se ne fa una seconda diventa una manifestazione ridotta soltanto dopo il 15 ottobre 2011 finisce, quindi è nel proprio interesse, però, e questo mi sembra che in qualche modo è quello che sta accadendo fino adesso, appunto, poi speriamo che si concluda in questo modo a Roma. Però sul movimento Notav io non so per niente d'accordo, cioè nel movimento Notav che c'è una protesta da parte delle popolazioni che io non capisco e non considero per niente giustificata, ma lì è una battaglia politica, si è dato spazio a dei movimenti che hanno organizzato lì delle vere e proprie azioni terroristiche, perché incendiare dei camion, delle betoniere e dare l'assalto armato a polizia e carabinieri è un atto terroristico. Poi se lo paragoniamo alle Brigate Rosse ancora non siamo a quel livello, speriamo che non ci si arrivi mai, però quello intanto è un danno per chi vuole protestare con le proprie ragioni, che io posso non condividere, è giustifico. Però mi sembra che quelle componenti non sono state isolate. L'errore che è stato fatto è che il movimento della Val di Susa rischia di naufragare anche nelle proteste legittime della popolazione, che io appunto non condivido da un punto di vista politico, ma è legittimo che qualcuno che sta lì protesti, rischiano di naufragare perché non sono state alzate dei paletti e degli argini molto alti nei confronti di gruppi terroristici, perché la protesta è legittima, va davanti se ritengono giustificata, ma nel momento in cui aprono il fianco a chi vuole alla protesta fa seguire delle azioni concrete e criminali, e a quel punto rischia di fallire tutto in quel movimento, sia che abbia ragione sia che abbia torto. Per me ha torto, però insomma questo è un mio giudizio del tutto personale. Comunque si tratta di frange che non hanno partecipato alla manifestazione di oggi, il discorso chiaramente vale. Lo so, ma noi ci abbiamo, diceva il prefetto Serra, in Europa, dove trovano il fianco libero, il fianco aperto, abbiamo dei gruppi che si muovono, non so per quale ragione, non sta a me dirlo, ma che si muovono dove c'è il caos e si inseriscono. Probabilmente è un discorso antieuropeo, non lo so cosa c'è dietro, c'è anche forse anche una violenza che nasce pure da certe situazioni di esasperazione, ci possono essere mille ragioni, però ci sono e purtroppo lasciamo al sociologo, allo psicologo il compito di verificare e vedere perché quello lo fanno, è il compito delle istituzioni è impedire che lo facciano. Certo, in queste circostanze spesso di discorsi dietrologici, prima che le cose... Posso un attimo solo prego, infatti, su questo, riferirmi sì. A quanto diceva... io forse sono stato frainteso. Certamente dovevano essere più isolati questi... che chiama terroristi, che io chiamo di estrema violenza, il terrorismo è una cosa molto più grave, l'abbiamo vissuto purtroppo nelle forme più gravi che ci sono state in Europa e nel mondo, in Europa quantomeno. Ma, e questa è stata forse una responsabilità che danneggia lo stesso movimento notario, ma fare di tutta un'erba un fascio e considerare di estrema violenza tutto il movimento... Io avrei delle grosse perplessità. No, ma sono d'accordo su questo. Non credo che sia così. Per questo volevo inserire la riflessione di Cento su un discorso che all'interno del movimento in questi ultimi giorni, in queste ultime ore era venuto fuori. Cioè si sta, ed è stato anche un errore mediatico, cercando di inserire il movimento Notav nella manifestazione di oggi come movimento preeminente quando non lo era, perché insomma se scoppia qualche problema... Che questa viene in qualche modo addebitato a quel movimento. Che questa manifestazione è stata oggetto di un'aggressione mediatica, che ci sta dentro una battaglia politica, però bisogna chiamare le cose per il loro nome, è stato oggetto di un'aggressione e manipolazione mediatica, perché la vicenda dei Notav è stata, questa nasce come una manifestazione per il diritto all'abitare che metteva insieme Roma, Firenze, Napoli e Milano.
Dopodiché è diventata sui giornali la manifestazione dei notab. I notab, anche per le loro caratteristiche fortemente territoriali, non sono mai venuti a Roma. Non hanno mai fatto la manifestazione nazionale a Roma. Sì. Oggi vi era una delegazione, vi era, che alla fine poi chiamate in causa, almeno cioè, fateci capire di che cosa. Li abbiamo sentiti nel corso del pomeriggio. Di che cosa stiamo parlando, ma significa non comprendere proprio che cos'è il movimento notab. Cioè, oggi, se noi guardiamo l'Italia, ci sono le comunità locali, sono la parte più attiva di una resistenza, a mio avviso positiva, quando viene praticata soprattutto in forme pacifiche, alla devastazione ambientale ed economica. Se noi guardiamo la mappa, anche a Roma, no? Anche nella nostra regione, Falcognana, Malagrotta, la Valle Galeria, cioè noi non dobbiamo sottovalutare che oggi il conflitto delle persone nasce sulle questioni molto concrete che sono la qualità della vita, l'ambiente, il modello economico, la povertà. Qui c'è un grande escluso. Ragazzi, questo paese, ma lo diceva l'Avvenire due giorni fa, priva, questo è un paese dove la gente, il ceto medio sta diventando il ceto povero, e se non facciamo i conti con questo e inseguiamo qualche black bloc o presunto tale, noi che ci sia una sorta di strumentalizzazione anche giornalistica, lo vedremo domani mattina. Domani mattina non si parlerà dei motivi di questa manifestazione, si parlerà e grossi scontri, devastazione. Molto dipenderà da come proseguirà la manifestazione. Resta collegato Fabrizio Massantini, visto che Paolo Cento parlava poi dei motivi che hanno portato alla convocazione di questa manifestazione oggi, che erano soprattutto una richiesta per le politiche abitative. Vedo un ospite che in questo senso è particolarmente significativo, con Fabrizio Massantini. A te, Fabrizio. Non ci sentono dalla piazza, ma ci riproviamo. Fabrizio Massantini con Andrea Alzetta, esponente noto del movimento di lotta per la casa romano. L'unica vera vittima della legge Severino, ma questo è un altro discorso. Fabrizio, linea a te. Ancora qualche minuto, allora ne approfitto per salutare il prefetto Achille Serra, che ha un altro impegno. La ringrazio comunque per essere stato con noi. Buon proseguimento, buona serata. Grazie. Chiedo la cortesia invece a Paolo Cento e a Giuseppe Santotta di rimanere ancora qui con noi, e riprovo ad andare. Grazie prefetto, arrivederci. Riprovo ad andare in piazza. No, qualche problema ancora di collegamento. Santotta, su quello che stava dicendo Cento, sui problemi reali, concreti che hanno portato alla manifestazione di oggi. Lotta per la casa. Sì, io considero legittimo manifestare, ognuno poi esprime le proprie cose. La lotta per la casa è una lotta che va avanti in questo paese da quando ero bambino io e veniva da prima. Insomma, oggi quindi, c'è un elemento qui, drammatico. Un elemento delle famiglie. Al di là della manifestazione ci sono le famiglie povere, ci sono famiglie che non possono pagare. C'è probabilmente una politica generale della casa che dovrebbe essere fatta in modo tale da favorire la costruzione o l'acquisto da parte degli enti locali di abitazioni da dare a chi ha effettivamente bisogno. Bisognerebbe anche rivedere un po' la gestione delle case popolari. Assolutamente, perché sì. Ripulirle da chi non ne ha diritto. Ecco, anche perché la politica, non vorrei che il bisogno della casa facesse in qualche modo passare come legittima la politica delle occupazioni, perché lì il vero nodo su cui io credo che lo Stato debba intervenire, perché l'occupazione di edifici o di abitazioni o comunque di strutture o di privati o pubbliche non è la risposta, è la risposta dei più violenti. Non è che chi occupa ha a volte più diritto di chi non ha il coraggio di fare niente. Quindi non vorrei che passasse come legittimo e illecito la politica dell'occupazione. La politica della casa è una cosa vera, seria, che riguarda tutti. Non vorrei giustificare le occupazioni. Ci torniamo, perché credo che Cento abbia qualcosa da dire. Prima però torniamo allora da Fabrizio Massantini con Andrea Alzetta. Fabrizio, a te. Cioè, ci deve essere qualche problema di collegamento audio, ci riprovo, forse il rumore anche dalla piazza. Fabrizio Massantini da piazzale di Porta Pia con Andrea Alzetta. Fabrizio, se mi senti, la linea a te. Ragazzi, non vi sento. Sì. Abbiamo avuto risposta in diretta da parte Eccoci. Di Fabrizio.
Lorenzo. Eccoci. Vai. Eccoci Giordano, sono con un ospite che potrà spiegarci quello che è accaduto pochi minuti fa. La situazione era tranquilla, poi abbiamo visto le immagini in diretta, è cominciato il lancio di qualche oggetto nei confronti delle forze dell'ordine. Andrea Zetta, che è successo? Ma qualcuno che ha bevuto troppo. Credo che da questo punto di vista il lato politico non è qualcuno che non ha proprio un obiettivo politico, questa è una manifestazione seria. In realtà che fanno una resistenza dalla Val di Susa al Nomuos, ai movimenti del diritto all'abitare a Roma, che hanno delle vertenze serie e che vedono invece un governo indegno delle larghe intese produrre interpretare in salsa italiana la dittatura della finanza. Allora noi crediamo che il patrimonio pubblico non vada messo sotto ricatto del debito per appianare i debiti appunto delle varie amministrazioni che hanno, ma anzi vanno messi ad uso sociale, e quindi da questo punto di vista c'è una richiesta seria al Ministero delle Infrastrutture di aprire un tavolo con i movimenti per il diritto all'abitare, che in 8 mesi hanno occupato quasi 40 stabili con migliaia e migliaia di famiglie che non ce la fanno evidentemente arrivare alla fine del mese a pagare affitti ormai spropositati, e che quindi si organizzano visto che le amministrazioni comunali, regionali e a livello governativo non interviene. Noi diciamo che o intervengono o noi continuiamo a occupare. Allora da questo punto di vista c'è un obiettivo politico di questa manifestazione, poi se qualcuno ci ha pruiti è un problema suo. Noi crediamo che stia nascendo un collegamento delle varie resistenze che appunto accadono nei territori, perché questo modello di sviluppo distrugge i diritti e distrugge l'ambiente e distrugge anche la democrazia. Per cui su questo credo che oggi questa sia stata una grande manifestazione democratica, incazzata, conflittuale, ma perché la gente non è che sta nei salotti come a Sant'Anché o come qualche altro papavero che sta da 20 anni col culo in caldo sulla poltrona. Iniziano davvero a stentare ad arrivare alla fine del mese e sono incazzati e pretendono da questo governo non austerity, non sacrifici, li facesse la casta, li facessero i ricchi i sacrifici. Su questo l'obiettivo politico di questa manifestazione è stato condiviso, c'era una moltitudine di persone, soprattutto legate a Roma, al diritto all'abitare, che hanno detto che occorre cambiare pagina, occorre costruire politiche pubbliche, nuovo welfare, capace di rispondere a precari, migranti, famiglie che non arrivano alla fine del mese, giovani coppie. E quindi su questo credo che questo sia stato un passaggio importante. L'aspetto diciamo dell'ordine pubblico che è stato messo per mesi sulle prime pagine era una cosa che tendeva a distogliere l'attenzione dall'obiettivo vero, che è una richiesta politica. Questo è un movimento veramente che chiede nuova democrazia e nuovi diritti. Ecco, ma tornando alla cronaca, insomma, magari non è sempre possibile controllare le schegge impazzite, quello che è accaduto oggi è probabilmente, sì, sicuramente frutto della mente, diciamo così, di poche persone rispetto alla maggioranza dei manifestanti che ha manifestato in maniera pacifica e democratica. Come prevedete che proseguirà la protesta adesso nelle prossime ore e cosa temete però che possa succedere? No, noi temiamo che il governo faccia finta di niente, usi degli incidenti molto piccoli relativi a poche persone per non interloquire con un movimento che non ha leader, non ha capi, è un movimento trasversale democratico che però chiede cose precise, un'unica grande opera, casa e reddito per tutti. Adesso che succede qui in piazza? Adesso ci accamperemo in attesa di risposte dalla politica. Grazie, grazie ad Andrea Alzetta, io non sento lo studio, Giordano ti restituisco la linea. Grazie, grazie a Fabrizio, ma vi chiedo ad entrambi, il governo attualmente in carica è un governo che per come è strutturato può interloquire con queste esigenze oppure no, Salzotto? Assolutamente no, non vedo neanche con chi dovrebbe interloquire, cioè c'è un problema vero che è il problema della casa, c'è un problema vero di sostenere le famiglie non con uno sgravio IRPEF abbastanza... Insomma, ininfluente nell'economia di una famiglia. C'è un problema vero di un paese che deve ricominciare a crescere e a produrre, perché se non c'è mercato e non c'è crescita evidentemente non c'è occupazione, e l'occupazione è il primo problema. Non può interloquire con un movimento che parte dall'occupazione delle case. Le
le case vanno liberate. È anche vero quello che diceva questo esponente, che poi c'è anche un segnale di debolezza, perché poi non si vuole acuire il problema e magari si lasciano occupare le case e non si sgomberano gli edifici. Un paese normale, che io immagino, non consente l'occupazione di nessuna casa, ma nello stesso tempo risponde alle esigenze della casa di ognuno, secondo le priorità, secondo delle... Quindi ecco, anche questa occupazione della piazza, non so quanto durerà, perché quello è un nodo strategico per il traffico, non so fino a che punto potrà andare. Non credo che ci possa essere risposta a quel punto, ma però il problema che c'è al movimento, però il problema che quello esiste e lo sentono tutti, il problema delle giovani coppie, il problema del precariato, il problema dell'abitazione, sono problemi reali di questo paese a cui bisognerebbe dare delle risposte, non al movimento, delle risposte alle milioni di persone che sono in difficoltà. Cento? Ma io credo che bisogna rompere l'ipocrisia con il Movimento per la Casa in questa città, visto che parliamo di Roma, ci hanno interloquito giunte di centrodestra e giunte di centrosinistra a livello comunale, a livello regionale, ci si metteva a sedere nel tavolo per affrontare le questioni che il Movimento per la Casa poneva, il sindaco di centrodestra Alemanno, ed è giusto ed è bene che lo faccia anche il sindaco di centrosinistra. Io credo che se queste le cose che diceva Alzetta sono cose si possono condividere o meno, ma il governo ha il dovere di aprire un tavolo di confronto, perché rispetto alla questione delle occupazioni, anche lì le occupazioni sono l'espressione di un malessere, è evidente che non sono la soluzione all'emergenza abitativa. Ricordiamo la richiesta pratica che arrivava dal corteo di oggi, era quella del blocco degli sfratti per morosità. Il punto cruciale è un fatto su cui un governo può dare. Noi abbiamo migliaia di famiglie che vengono sfrattate perché non pagano più l'affitto, ma non perché vogliono fare i morosi, se ne rendono conto anche i proprietari di casa, che magari si trovano di fronte un padre di famiglia che ha sempre pagato, ma se perde il posto di lavoro come paga l'affitto? Allora basta con l'ipocrisia, il governo anziché occuparsi non so bene di che cosa con una legge di stabilità che è criticata da tutti, dalla Confindustria ai sindacati confederali, quindi vuol dire che qualche problema questa legge delle larghe intese ce l'ha, aprisse un tavolo di confronto, vediamo dove andare a reperire le risorse. Vediamo dove andare a reperire le risorse e si faccia una politica abitativa, se parliamo di casa, degna di questo nome, perché la prima... a Roma, e credo che il direttore lo sappia, se giriamo per le strade la gente sta in roulotte, sono aumentate a dismisura le persone che vivono nelle roulotte per strada perché è l'unica forma che hanno per avere un tetto e non stare sotto a un ponte. Allora, io credo che qui c'entra poco l'austerity, l'Europa, qui si tratta di prendere risorse e destinarle per affrontare questa emergenza. Probabilmente non ci vogliono neanche risorse enormi, no, cioè sì, in alcuni casi a Roma ci sono anche degli edifici che sono, basterebbe poco per ristrutturarle e comprarle e darle. Però ecco, tutto nella legalità, e questo è una questione da affrontare. Quando i governi non sono non l'affrontano, e poi io credo che di fronte al fatto che con due figli, tre figli, rischi di andare a dormire sotto un ponte, se trovi... Poi peraltro il Movimento per la Casa a Roma non ha mai toccato le abitazioni private, ha sempre toccato abitazioni di proprietà pubblica, quindi non è che è andato a togliere il diritto a qualcun altro che magari facendosi un mazzo così si è pagato casa con il mutuo e fa fatica a arrivare alla fine del mese. Quindi il problema è che a Roma ci sono 100.000 appartamenti vuoti, si faccia una politica per riempirli e il Comune, lo Stato, la Regione devono mettere mano al portafoglio. Grazie per il contributo, Giuseppe Sanzotti, di Restare il Tempo, Paolo Cento, Sinistra, Ecologia e Libertà. Noi ci fermiamo, pausa pubblicitaria, cambio in studio e torniamo tra poco.